Purtroppo nel mese di agosto abbiamo avuto anche dei lutti e non ho la pretesa di esaurire un elenco che sarebbe più lungo, ma voglio comunque ricordare che il venerdì 4 agosto è mancato Nicola Conte, papà di Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, e a lui e al gruppo rivolgo le condoglianze a nome del Senato. Il 14 di agosto è morto all'età di 93 anni il professor Francesco Alberoni, grande sociologo e scrittore, e il gruppo di Fratelli d'Italia mi ha chiesto per la prossima settimana di ricordarlo, ma volevo comunque in apertura farlo oggi. Ma poi giovedì 17 agosto e giovedì 31 agosto ci sono stati due gravi incidenti sul lavoro, e il 17 agosto sulle Alpi Giulie sono mancati due agenti della Guardia di Finanza durante un addestramento. E come sapete, giovedì 31 agosto a Brandizzo, sulla linea ferroviaria Torino-Milano, cinque operai, Kevin Laganà, Michel Zanera, Giuseppe Sorvillo, Giuseppe Saverio Lombardo e Giuseppe Aversa, hanno perso la vita in un drammatico incidente. Per tutti loro, ma anche per le altre sei donne uccise in episodi di femminicidio nel solo mese di agosto, Iris Setti, Maria Costantini, Céline Frey Mazzol, Anna Scala, Vera Schiopu, Francesca Renata Marasco e ieri Rossella Nappini, per tutti loro credo che sia sentito da parte di tutto il Senato rivolgere un pensiero e un minuto di silenzio.